Indovinate chi a breve compirà 30 anni? Lui. Dite che non se li porta bene? In effetti, in realtà, di anni ne ha più o meno 5.000 e non le dimostra affatto. Ma a 30 anni fa risale la sua scoperta tra i ghiacci delle Alpi, esattamente il 19 settembre 1991, nel passo del Tisenjok, vicino al picco del Simlaun. Dopo 3 decenni della scoperta, ormai l'uomo di Similaun, chiamato amichevolmente Ezzi, per il grande pubblico è un dato assodato ed archiviato. Vive a Bolzano in una tranquilla notorietà, senza destare troppe discussioni nel nostro frenetico mondo perso tra pandemie e crisi climatiche, ma all'epoca, quando uscì dai ghiacci, provocò un terremoto che attraversò il mondo intero e che non sembrava volersi placare neanche dopo anni ed anni di discussioni. Nonostante ormai sembrino essersi fermate anche le ultime scosse di assestamento di quel terremoto, il paesaggio delle nostre conoscenze porterà per sempre i segni di quegli sconvolgimenti. Ok, abbiamo capito, è importante. Ma perché? Di mummie vecchie, in effetti, ce ne sono molte altre, ma questa ha visto una combinazione di eventi fortunati talmente difficile da ottenere da far gridare al miracolo. Prima di tutto, l'antichità. Quest'uomo ha vissuto nell'Eneolitico finale, un momento cruciale nella nostra storia, che ha visto il diffondersi dell'uso del rame preparando le basi per l'età del bronzo, rivoluzionando così il modo di vivere di gran parte dell'umanità. Si tratta di una fase ancora poco conosciuta in rapporto alla sua importanza ed anche abbastanza difficile da immaginare, in quanto molto lontana sia dal nostro modo di vivere agricolo ed industriale che da quello dei cacciatori-raccoglitori. Quindi qualsiasi informazione proveniente da Ezzi è preziosissima. Perché però questa è l'unica mummia così antica trovata sulle Alpi? Si tratta di un territorio frequentatissimo fin dalla preistoria ed al contempo molto pericoloso. In tanti devono essere morti nel tentativo di attraversare i passi di montagna. Quindi, perché non sono pieni di mummie congelate? O, perlomeno, perché non se ne trova qualcuna in più? La risposta è nel ghiaccio. I ghiacciai, anche se a prima vista possono sembrare fermi, tendono molto lentamente a scivolare lungo la parete rocciosa, portando con sé il proprio contenuto fino a sciogliersi una volta raggiunta la valle. Per di più, le immani forze in gioco durante questi movimenti tendono a deformare e smembrare qualsiasi cosa di fragile portino con sé. Quindi la nostra mummia, masticata per bene dal movimento del ghiacciaio, di regola sarebbe dovuta essere stata sputata a valle, poniamo in epoca romana, decomponendosi lì, magari sotto lo sguardo impassibile di qualche mucca, lasciando agli archeologi solo qualche osso indecifrabile nel migliore dei casi. Se la storia non è andata così, è perché il cadavere all'interno del ghiacciaio è rimasto incastrato in un piccolo avvallamento che ha fatto in modo che il ghiaccio scorresse al di sopra senza trascinarsi il prezioso testimone. In secondo luogo, c'è l'ottimo stato di preservazione. Ad una prima impressione può sembrare che, una volta morto in montagna, la perfetta conservazione nel ghiaccio sia garantita, ma non è come congelare una bistecca in frigo. Se il corpo resta esposto anche solo per un breve periodo, sarà presto attaccato da animali carnivori e gli insetti depositeranno uova da cui nasceranno larve, rovinando irrimediabilmente i tessuti. Mentre, se il congelamento sarà immediato, avverrà una totale trasformazione in adipocera, una sostanza stabile ma molto fragile. I tessuti dell'uomo di Similaun, invece, si sono mummificati nella migliore delle condizioni possibili, probabilmente a causa di una nevicata avvenuta immediatamente dopo la morte, che ha protetto il cadavere da predatori e parassiti ed al contempo ha permesso all'aria di passare in modo da farlo asciugare. Solo una volta essiccato, i ghiacci hanno inglobato il tutto senza più lasciarlo. Anche questo un evento casuale più che fortunato. Ma non è finita qui. Il cadavere è solo una parte della scoperta. Infatti era accompagnato da un'enorme quantità di oggetti. L'ascia in rame, il pugnale in selce,
L'arco e la faretra con le frecce costituiscono i suoi strumenti principali. Inoltre un contenitore a spalla, un marsupio e due recipienti di corteccia sono pieni di tutto l'essenziale alla sopravvivenza. Ed infine c'è il vestiario, comprensivo di pantaloni, veste, grembiule, scarpe, mantello e berretto. Un totale di 50 oggetti, sparpagliati in ben 315 frammenti. La maggior parte di questa enorme mole di oggetti è in pelle, legno ed altre fibre vegetali, quindi in condizioni normali avremmo trovato solo la lama in rame di un'ascia, alcune punte in selce e qualche frammento di ossa animali. La quantità di informazioni che custodiscono, quindi, è unica ed impagabile. L'eneolitico in questo modo smette di essere una serie di frammenti in un museo ed acquista vita. Vediamo realmente come le asce erano immanicate, come trasportava le frecce, come creava e conservava il fuoco, cosa indossava. Strettamente legato a questo punto, poi, c'è da sottolineare che anche il contesto è di fondamentale importanza, perché l'uomo di Smilaun è morto in maniera tragica mentre cercava di valicare le Alpi, dopo essere stato colpito alla spalla da una freccia. Quindi il corredo che porta con sé è quello che effettivamente usava in vita. Detto così, sembra ovvio, ma è una cosa più unica che rara, se si considera che i contesti che normalmente un archeologo può indagare sono essenzialmente tombe o abitati. Nel primo caso, davanti a una tomba, possiamo avere l'illusione di vedere effettivamente il defunto con i suoi oggetti d'uso quotidiano, ma in realtà si tratta di ciò che la comunità ha voluto mettergli a fianco seguendo riti e simbologie spesso ben lontani dalle esigenze quotidiane. In un abitato, invece, in teoria saremmo davanti alla quotidianità che cerchiamo, ma in pratica vediamo un contesto abbandonato, che conserva solo le spoglie di quella quotidianità. Ezzi, invece, sta agli uomini del Neolitico un po' come Pompei sta alle città romane. Un'ultima cosa, infine, va tenuta in considerazione, ovvero il rinvenimento. Il cadavere, i 315 frammenti che lo accompagnavano ed altri 151 campioni sono stati recuperati ed analizzati con estremo rigore ed infine conservati con le metodologie più avanzate per consentire altre future analisi. Una serie di procedure che ora diamo per scontate, ma che fino a poco tempo prima non lo erano affatto. Senza queste, tutta la miracolosa serie di eventi fortunati descritti finora si sarebbe svolta invano. Ad altre mummie, infatti, non è andata così bene. Ad esempio, l'uomo di Tollund, che ha 2400 anni, è stato scoperto nel 1950, un periodo in cui le tecniche di analisi e conservazione erano ancora impreparate a rinvenimenti del genere, e così molti dati andarono perduti e gran parte del corpo si decompose irreversibilmente. Per non parlare poi dei cosiddetti uomini di sale. Si tratta di individui probabilmente risalenti alla prima età del ferro, morti in incidenti mentre cavavano il sale in miniere dell'Austria e lì conservati alla perfezione proprio grazie al sale. Documenti preziosi tanto quanto l'uomo di Smilaun, ma purtroppo scoperti decisamente troppo presto. Nel 1500 e nel 1700 l'unica procedura a cui furono sottoposti fu l'esorcismo. Insomma, si tratta di un ritrovamento straordinario e se ne potrebbe parlare per decine di ore senza mai esaurire l'argomento. Però non ho fatto questo video per descrivervi l'uomo di Smilaun, ma per metterlo in discussione, in maniera amichevole ovviamente. Come abbiamo visto, uno degli aspetti che rendono eccezionale Ezzi è la sua drammatica morte. Solo tra le montagne, ferito mortalmente ad una spalla, è morto senza che nessuno potesse seppellirlo o toccarlo, e così lo troviamo noi, congelato in quell'istante. E se non fosse così? Il professor Vanzetti, dell'Università Sapienza di Roma, ha provato ad offrire una versione alternativa allo scenario che ho appena descritto. Sembra difficile poter immaginare altro, però è lì,
morto in cima ad una montagna con una freccia nella spalla che ha reciso un'arteria vitale. Quali alternative ci sarebbero? A prima vista, la morte solitaria dopo la fuga da uno scontro andato male sembra l'unica, palese, interpretazione possibile. Possiamo discutere su chi fosse, con chi e perché si scontrò, dove stava cercando di andare, ma non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che morì lì dove fu trovato nel 1991. Oppure un'alternativa c'è. Proviamo a mettere da parte qualche dato interessante. Iniziamo dalla sua posizione. Abbiamo accennato che si trovava sul fondo di una leggera depressione, ampia 18 metri per 5, quella che lo ha protetto dallo scivolamento a valle, per capirci, con i suoi oggetti sparsi attorno. Facendo molta attenzione alla distribuzione di questi ultimi, si può notare che non sono distribuiti omogeneamente attorno al corpo come ci si aspetterebbe, ed in particolare un gruppo posto a sud-ovest si trova ad una quota maggiore rispetto al resto dei reperti, sul bordo di una piattaforma lunga 2,2 metri e larga 1 metro. Essendo molto improbabile che questi frammenti siano risaliti in qualche modo, bisogna ipotizzare che in realtà il corpo e tutti i suoi bagagli in origine si trovassero sulla piattaforma e da lì siano scivolati per dilavamento nella conca, mentre alcuni frammenti sono rimasti incastrati sul bordo leggermente rialzato di quel ripiano naturale. Per la cronaca non si tratta di una considerazione fatta d'occhio, ma di una possibilità valutata attraverso una dettagliata analisi spaziale. Quindi, tanto per iniziare, si può mettere in discussione il fatto che Ezzi sia stato trovato nel punto in cui è morto, aprendo la possibilità che, a causa del parziale scioglimento del ghiaccio, sia stato trascinato nella conca dall'acqua di fusione e solo a questo punto sarebbe stato definitivamente incastonato nel ghiaccio. Fin qui niente di sconvolgente, anche se Vanzetti fa notare che la piattaforma in questione sarebbe un posto decisamente ristretto e scomodo per smontare il proprio equipaggiamento. Un'osservazione questa che terremo da parte per dopo. Ora andiamo avanti. La freccia trovata nella spalla ha reciso un'arteria importante, portando ad una morte molto rapida. Quindi è altamente improbabile che la vittima sia riuscita a fuggire dai propri aggressori fino a far perdere le proprie tracce. Se però bisogna escludere una fuga rocambolesca, diventa molto strano che gli aggressori non abbiano rubato i suoi averi, nemmeno la preziosissima ascia in rame. Inoltre il suo equipaggiamento, come abbiamo visto, è davvero consistente e forse un po' troppo pesante per un uomo ferito ed in fuga. E ancora è molto strano che il polline trovato nel suo intestino sia attribuibile al periodo primaverile, mentre quello campionato nel luogo di rinvenimento appartenga ad un momento compreso tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Va notato poi che gli ultimi pasti trovati nell'intestino sono stati mangiati a valle o in contesti subalpini, non in montagna. In particolare, il pasto mangiato a valle è composto da cereali preparati da contadini, quindi Ezzi tornò sicuramente al suo villaggio prima di morire. Come fece a coprire distanze così grandi in poco tempo e con tutto quel carico sulle spalle? Dubbi vengono sollevati anche sulla particolare condizione di conservazione, prima secca e poi umida in ghiaccio, una combinazione perfetta, forse troppo, che sembra un po' inverosimile possa essere avvenuta spontaneamente in natura. Infine, bisogna ricordare che in primavera, la stagione di morte in base ai pollini nel suo intestino, l'alta montagna doveva essere impraticabile a causa delle abbondanti nevicate. Quindi, in teoria, Ezzi non avrebbe dovuto essere lì. Qual è quindi la conclusione di Vanzetti? Secondo lui, non siamo davanti ad una drammatica morte in solitudine, ma alla tomba di un individuo seppellito dalla sua comunità. Ezzi è stato sì ucciso da una freccia, però non durante un'imboscata in montagna, ma nel corso di uno scontro tra bande più a valle, in primavera. Sarebbe stato quindi riportato dai compagni al suo villaggio, dove, prima o dopo la ferita, avrebbe mangiato il suo ultimo pasto a base di cereali e dove, infine, sarebbe morto.
Trattandosi di un personaggio di rilievo, la comunità avrebbe deciso di riservare al defunto un rituale d'eccezione, la deposizione in montagna. Essendo il periodo primaverile sfavorevole a causa delle nevi, il corpo sarebbe stato conservato sotto ghiaccio fino al sopraggiungere dell'estate inoltrata, momento in cui sarebbe stato portato in montagna e lì deposto insieme ad un consistente corredo di oggetti proprio su quella piattaforma naturale dalla forma e dalle dimensioni perfette per questo scopo. Questa ricostruzione spiegherebbe la discrepanza tra il polline primaverile dentro la mummia e quello di tarda estate trovatole attorno, così come spiegherebbe il pasto consumato a valle e tutta l'attrezzatura che aveva con sé, che sarebbe quindi un corredo funerario. Inoltre si potrebbe interpretare l'ingombrante e rigido mantello come un più pratico sudario. La conservazione artificiale in ghiaccio, infine, potrebbe spiegare il particolare stato del cadavere che, come abbiamo detto, non è semplicemente stato inglobato dal ghiaccio, ma è stato sottoposto anche ad essiccazione. Per quanto possa sembrarci strana una ricostruzione del genere, non è affatto così assurda. In America meridionale sono ben documentati casi di mummie intenzionalmente congelate in montagna, mentre ancora nel Cinquecento in alcune comunità del Tirolo si usava conservare sotto ghiaccio i cadaveri in attesa di un momento adatto al seppellimento. Va considerato inoltre che lungo tutta l'età del bronzo le comunità alpine hanno avuto uno stretto rapporto religioso con le vette delle montagne, dove spesso lasciavano oggetti di valore quali le spade come doni alla divinità. Quindi è così? Siamo di fronte ai resti di una tomba anomala? Beh, no. Almeno per ora sembra di no. I dubbi sollevati da Vanzetti sono quasi tutti validi, ma riescono a trovare una migliore spiegazione nella tradizionale interpretazione dell'omicidio in montagna. Lo studio sulla distribuzione degli oggetti dimostra effettivamente che è molto probabile che la posizione originaria del cadavere fosse presso la piattaforma, ma è Vanzetti stesso ad affermare che questo non implica di per sé un uso funerario di quest'ultima. Se però accettiamo l'ipotesi dello scivolamento del cadavere proposta da Vanzetti stesso, la discrepanza tra il polline primaverile trovato nell'ultimo pasto e quello estivo del luogo di deposizione può tranquillamente essere spiegata proprio con lo scioglimento del ghiaccio in estate, che avrebbe spostato il cadavere ed al contempo inglobato il polline di quella stagione. Va considerato poi che l'ipotesi della deposizione funeraria implica che il cadavere sia stato deposto con le braccia lungo i fianchi o, al massimo, rannicchiato. Di conseguenza il braccio destro dovrebbe essersi spostato di traverso in un momento successivo, ma questo è impossibile, perché un movimento del genere dopo il rigor mortis avrebbe provocato lacerazioni dei tessuti che invece non sono presenti, quindi Ezio è morto nella posizione in cui lo vediamo, una postura del tutto incompatibile con una sepoltura. Passando al contenuto dell'intestino, i pasti consumati a quote inferiori, più che contraddire l'ipotesi dell'omicidio in montagna, aprono invece un interessante spaccato sulla grande mobilità che la gente di quest'epoca aveva. Il giorno prima della morte, Ezzi si trovava in area subalpina, tra 1400 e 2500 metri di altitudine. Tra le 12 e le 9 ore prima di morire, si spostò a valle, a 1200 metri. Successivamente tornò in quota subalpina per poi morire a 3200 metri di altitudine, coprendo così ben 2000 metri di dislivello in appena mezza giornata. Riguardo l'ipotesi della conservazione artificiale sotto ghiaccio, sembra che un processo del genere condotto artigianalmente non avrebbe potuto evitare la formazione di larve, delle quali però non c'è traccia nel cadavere. Senza contare che a valle il ghiaccio si sarebbe sciolto e l'impegno di procurarne con regolarità di nuovo, addirittura per diversi mesi, è uno sforzo che appare inverosimile per una comunità dell'epoca. Va poi considerato che, nonostante esistano casi di deposizioni in montagna in altre parti del mondo e siano testimoniati casi di conservazione in ghiaccio in momenti molto più recenti, non esistono esempi simili per il tempo ed il luogo che ci interessa,
Quindi l'uomo di Similaun sarebbe l'unica e molto dubbia prova di questa pratica. E poiché tutte le questioni esposte restano spiegabili attraverso una ricostruzione ben plausibile come quella dell'incidente in montagna, diventa automaticamente molto meno verosimile una spiegazione basata su pratiche delle quali non è per nulla documentata l'esistenza. Va aggiunto che indagini successive all'articolo di Vanzetti hanno individuato tracce di un quarto pasto, l'ultimo, conservato non nell'intestino ma nello stomaco e quindi consumato immediatamente prima della morte. Questa novità costringe ad abbandonare definitivamente la tradizionale ricostruzione che vedeva Ezzi impegnato in una lunga fuga dai suoi inseguitori dopo essere stato colpito da una freccia. Infatti è praticamente impossibile che, ferito gravemente, sia stato capace di ingerire un pasto completo, e bisogna immaginare piuttosto che, appena dopo aver mangiato, l'uomo di Similaun sia stato aggredito e, dopo un tempo molto breve, sia morto dissanguato. Resta parzialmente inspiegato il motivo per cui gli aggressori non abbiano derubato la vittima dei suoi beni di valore, ma, per un evento così specifico, le variabili e le possibilità sono talmente tante che potrebbe risultare molto difficile riuscire un giorno a dare una risposta definitiva al riguardo. È possibile che c'entrino le abbondanti nevicate primaverili di cui si è detto? Difficile dirlo. In effetti l'archeologia se la cava decisamente meglio sui lunghi periodi piuttosto che sugli istanti di vita, i quali però tanto ci affascinano. Fino a nuove prove, quindi, l'ipotesi che l'uomo di Similaun sia una deposizione funeraria è stata scartata con decisione dalla comunità internazionale, ma, nonostante ciò, il lavoro di Vanzetti e del suo gruppo non è stato affatto svolto invano. Innanzitutto, il certosino lavoro di analisi spaziale conserva un importante valore, confermando quella che prima era solo un'ipotesi, ovvero lo spostamento del cadavere dopo la morte. Anche il resto del lavoro, però, resta importante, nonostante sia stato rigettato dalla maggior parte degli studiosi, perché indaga strade alternative, cerca di uscire dalla struttura di certezze che abbiamo costruito intorno a questo reperto per chiederci: e se invece... Nessuna ricerca può considerarsi mai conclusa, e la storia degli studi dell'uomo di Similaun lo dimostra al meglio, se pensate che la freccia che lo uccise è stata scoperta solo 10 anni dopo il rinvenimento della mummia, ed ogni anno continuano ad arrivare nuove indagini, pubblicazioni e scoperte. Il lavoro di Vanzetti si pone pienamente in questa scia, ed ha il fondamentale compito di evitare il rischio che a questa ricerca vengano posti limiti che esistono solo nelle nostre teste. Così, evitando di dare per scontato anche ciò che sembra palese, come il modo in cui Ezzi è morto, si lascia aperta ogni possibilità di indagine e discussione. L'ipotesi di Vanzetti, quindi, funge da stress test per verificare la solidità della ricostruzione attualmente in vigore, ma va anche oltre. Ci costringe a focalizzare l'attenzione su cose che altrimenti terremo in minore considerazione. Ad esempio, le frecce nella faretra sono in parte incomplete o rotte, così come l'arco, perché evidentemente si erano danneggiati e non erano ancora stati riparati, ma, spostandosi in un contesto funerario, è possibile immaginare che venissero dati al defunto oggetti rotti o incompleti? Sarebbe un sacrificio minore per la comunità rispetto al donare oggetti nuovi e per il morto non avrebbe fatto differenza, oppure sarebbe stato inaccettabile. E come possiamo accorgerci di dettagli del genere in una tomba che non conserva legno e pelli? O ancora, le frecce sono state fatte da almeno 2 diversi individui, facendo presupporre che il nostro uomo le abbia scambiate o abbia collaborato per produrle, ma, nel caso di una sepoltura, un corredo creato da persone diverse ci spingerebbe a farci domande sulla partecipazione comunitaria alla preparazione di un corredo funebre. Così, le speculazioni su un cadavere che non ebbe la fortuna di trovare sepoltura possono aiutarci ad affinare i nostri ragionamenti su tutti coloro che invece una tomba l'hanno avuta. Ovviamente, però, c'è una premessa fondamentale a tutto questo discorso, ovvero il metodo. Ogni possibilità vale la pena di essere esplorata,
ma bisogna usare premesse valide e seguire percorsi sensati con regole condivise da tutti, altrimenti si deraglia facilmente nella fantarcheologia. Non mi meraviglierei comunque se l'ipotesi di Vanzetti abbia destato in alcuni un po' di fastidio ed una reazione immediata di rigetto. Mettere in discussione una certezza non è mai piacevole, perché ci dà l'idea di fare dei passi indietro, di perdere posizioni conquistate con molta fatica, ma non è così. Pensare di aver chiuso un caso può farci dormire più spensierati la notte, ma di certo non aiuta la ricerca che, come dicevamo, non finisce mai se non per colpa dei nostri limiti mentali. Io ti ringrazio per essere arrivato fin qui. Ricorda che quella che ti ho esposto è la sintesi di un dibattito molto complesso che puoi leggere per intero nelle fonti che trovi in descrizione. Se questi argomenti ti interessano, puoi iscriverti per non perdere i prossimi video. Comunque, questo non è ancora finito. Ora ci sono gli extra, come sempre. Per questi extra, un paio di curiosità sull'uomo dei ghiacci. Tanto per iniziare, non si sarebbe dovuto chiamare uomo di Similaun. La denominazione ad un reperto importante di solito si dà in base al nome del luogo dove è stato trovato, ma in questo caso il sito non aveva nome, quindi bisognava optare per la località più vicina, che in questo caso sarebbe stato il Tisenjok, un piccolo passo distante 80 metri, il cui nome però non era ufficialmente segnato sulle mappe. Si sarebbe allora potuto optare per l'Auslabjok, una sella a 330 metri di distanza. Mentre però la comunità scientifica discuteva animatamente su quale fosse il nome più corretto, i giornali stavano già usando il nome del Similaun, la montagna dove si trovava il rifugio da cui partivano le spedizioni, distante però ben 3,5 km dal sito. In meno che non si dica, il nome uomo di Similaun fu talmente diffuso e così radicato nell'immaginario collettivo che divenne del tutto inutile continuare a discutere sul nome più corretto da dare alla mummia. Nelle pubblicazioni scientifiche, comunque, potreste facilmente sentirlo chiamare uomo dello Auslabjok. Abbiamo già visto come la conservazione del cadavere di Ezzi sia dovuta ad una serie di coincidenze quasi miracolose, e bisogna dire che anche per il rinvenimento vale lo stesso. In effetti si potrebbe pensare che la mummia sia apparsa ai turisti a causa del progressivo scioglimento dei ghiacciai che caratterizza la nostra epoca, ma non è questo il caso. Sia prima che dopo l'estate del 1991, l'area è sempre rimasta coperta di neve, al punto da rendere difficili le indagini archeologiche condotte nell'estate dell'anno successivo, ed il rinvenimento fu favorito unicamente dalla combinazione di giorni caldi e di una pioggia ricca di sabbia. La sabbia depositata dalla pioggia fece assorbire molto più calore al ghiacciaio e ne permise uno scioglimento mai raggiunto né prima né negli anni successivi. In pratica, negli ultimi 5.000 anni, l'occasione di ritrovare l'uomo dello Auslabjok si presentò per soli 6 giorni. Non era assolutamente detto, però, che in quei 6 giorni per quel punto sarebbe mai passato qualcuno. Infatti, si trattava di un'area molto al di fuori dei percorsi turistici o da aree monitorate, che fu attraversata proprio durante i 6 giorni fatidici da 2 escursionisti che erano stati costretti a compiere una deviazione dal percorso programmato. Thank you.